Eccoci e bentornati sul mio canale. Nuovo video di news su Call of Duty Black Ops 3. Iniziate subito a supportare il video con un mi piace ed iscrivendovi al mio canale e quindi partiamo! Activision e Treyarch oggi hanno rilasciato finalmente il primo video relativo alla nuova mappa Verge di Call of Duty Black Ops 3, che troveremo all'interno del DLC Eclipse in arrivo il 19 di aprile su PlayStation 4. Dal video che state praticamente vedendo, un video veramente molto breve, una vera e propria anteprima, una preview di quello che ci aspetterà questa mappa, possiamo vedere un'ambientazione veramente post-apocalittica. Verge, per chi non lo sapesse, è la reimmaginazione, proprio il remake della mappa classica di Call of Duty World at War Banzai. Verge porterà il combattimento multiplayer in un futuro post-apocalittico. Infatti lo state vedendo come l'ambientazione è proprio particolare, nel quale due fazioni in guerra sono impegnate in una continua battaglia. Dovremo prendere il controllo di molti punti strategici, come era stata all'epoca su Banzai, su World at War, perché infatti troveremo ponti, fortezze, sistemi di tunnel e cascate d'acqua in questa mappa, che potremmo definire di medie dimensioni, anche se ben ricordo che c'erano dei passaggi veramente molto stretti come corridoi, dove praticamente la differenza la facevano mitragliette e fucili a pompa. Tanto dipenderà dal nostro stile di gioco, soprattutto in questa mappa, che sarà molto particolare da giocare, ma soprattutto sarà una grande emozione per chi come me ha giocato Banzai su Call of Duty World at War. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questa piccola anteprima, di questa preview della mappa Verge del DLC Eclipse in arrivo il 19 di aprile su Call of Duty Black Ops 3 versione PlayStation 4 qui sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi sul mio canale e mettete un bel mi piace sul mio video, e ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video, sempre qui, sempre sul mio canale.